Spaghetti, pollo e patatine, una tazzina di caffè, per me è un deca. Spero veramente di non vederti più. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Il deca, per favore macchiato, attenzione, a parte che io non bevo decaffeinato, e anzi scrivetemi, dopo esservi iscritti, che siamo addirittura d'arrivo per i 20.000, ma qua siete un po' lenti, mi scrivete qua sotto quelli che bevano, quelli che bevono il decaffeinato. Cioè, se bevo il caffè decaffeinato, cosa lo bevi a fare il caffè? Beviti l'acqua, beviti il tè. Cioè, se vuoi il caffè, ci deve essere il caffè. Se tu lo decaffeini, che caffè ti bevi? Acqua sporca ti bevi. Che caffè è? Non te lo bevi il caffè, no? Se lo vedi decaffeinato. Boh. Come quelli che si mangiano la pizza senza mozzarella. E che te la mangi a fare? Boh. La pizza ci vuole la mozzarella. Capo barone qua. No. Lo so che palla qua, eh. Il pavé a Milano prima o poi lo toglieranno. Sto maledetto pavé dappertutto. Piano piano però lo stanno togliendo. Comunque, tolto il discorso del decaffeinato che mai bevuto, tra l'altro, forse l'ho assaggiato una volta giusto per capire che faceva cagare. Decatelar, perché di lui che stiamo parlando, no? Decatelar, ottima operazione del Milan, ragazzi. Ottima. Sapete che quando io devo criticare, critico, quando un'operazione è fatta bene, bisogna dire che è fatta bene. Perché ottima operazione? Ovviamente non lo vendiamo perché non se lo compra nessuno e questo vabbè, ma questo non è nemmeno colpa loro, non è che loro non sanno vendere, chi se lo compra Decathlon adesso? Nessuno. Quindi la cosa migliore che potevi fare è azzerare i costi di Decathlon. Il costo di Decathlon qual è? Bababà, mi cambia, ha tirato giù tutti i motorini, ma tanto sono motorini Cartogo, quindi gliene frega lui. Stavo dicendo, vai, passa pure tu, dai. Quanto ti costa Decathlon? Lo stipendio e quello lo paga la squadra. Guarda, tu dietro li hai fatti cadere, vai. Bravo, bravissimo. Lasciali così, ma non li toccare che fai prima. Scusate, ma butta per terra i motorini così li lasciano. Va bene. Milano è un paese meraviglioso. È una città meravigliosa. Lo stipendio, che non è altissimo, perché Decathlon non prende uno stipendio altissimo, però comunque mi pare che sia oltre 2 milioni, quindi neanche poco. Quello, e vabbè, se lo paga la squadra che. E già quello è difficile. E già quello, ragazzi, è molto difficile. Perché non è che dici c'ha lo stipendio come Diaz che aveva 500.000 euro al mese, sono oltre 2 milioni, quindi è uno stipendio complicato da gestire. E già se riesci a farglielo pagare a qualcun altro, già ti sei tolto un costo. Per di più, tu hai un ammortamento, avendolo pagato 35 milioni, che è di circa 7 milioni l'anno, mi pare. Perché quanto gli abbiamo fatto? 5 anni di contratto? 7 per 5, 35. Più o meno dovresti avere un ammortamento di 7 milioni l'anno. Ok? Quindi se tu riesci a darlo in prestito oneroso, come sembra, ho letto 6 milioni, più lo stipendio lo pagano loro. Libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi, come direbbe Jerry Calà. O no? Super libidine. Poi, e già questa è un'operazione proprio da libidine con i fiocchi, da fare un applauso a Moncada e Furlani, e sapete che io non glieli faccio a gratis. Quindi già solo questa è un'operazione con i fiocchi. In più. Lo mandi a giocare a Bergamo, che è qua. Quindi non cambia nemmeno casa. Non deve nemmeno trasferirsi. Rimane a casa sua. Quindi anche il giocatore è propenso, no? Vai in una squadra che comunque è una squadra importante. Non è che vai a giocare per la salvezza. È una squadra comunque che gioca a buoni livelli. Con un allenatore Gasperini che ti martella, ti sta addosso, ti fa esprimere. Una piazza che comunque non è una piazza troppo calda, beh, mica tanto, è abbastanza calda, però ti dà la possibilità di crescere, di svilupparti perché sono abituati, no, ad aiutare i giovani che vengono fuori. È un'operazione ottima, ragazzi. È un'operazione ottima. Qua bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. È un'operazione ottima. Quindi molto bene.
Per quanto riguarda invece Adli, si parla di Salernitana. Per quanto riguarda Adli, a tutti noi dispiace perché gli vogliamo tutti bene ad Adli. Io da quando ho visto il video che cantava Bandito, una vita accanto al diavolo, io mi sono innamorato di Adli, già lì, già lì. Poi la cena, e quando lo vedi che in campo si impegna sempre. Comunque, secondo me è un giocatore che ha qualità. È un giocatore che sa toccare il pallone, che sa giocare a pallone. Pioli non lo vede. Pioli non lo vede. Secondo me, io continuo a pensare che il problema sia tattico. Per le idee di Pioli, Adli non va bene. Non si sa perché, però è così. Va bene nel Catalano, va bene Adli. Boh, vallo a capire, Pioli. Con Pioli non si vede, quindi lo mandi in prestito un anno in un bel posto come Salerno, un posto dove, se mi chiede, vai a giocare a Salerno subito. C'è il mare, ambiente meraviglioso, si mangia bene, tutti simpatici, si va volentieri, come a Napoli, ragazzi. Io sapete che sono un po' strano, ma se dovessi rinascere calciatore, ovviamente oltre il Milan, che io giocherei solo nel Milan, eccetera. Però se proprio dovessi andare in un'altra squadra che non è il Milan, dove andrei a giocare proprio come calciatore? Proprio a Napoli. No, ma per l'ambiente che c'è lì, cioè si vive in maniera diversa. Cioè tu, calciatore del Napoli, a Napoli, ecco, sei il re. Un po' come Totti a Roma, no? Quindi se dovesse essere un'altra squadra sarebbe proprio il Napoli, che abbiamo mazzuolato in semifinale di Youtuber League. Però andatevela a vedere sul canale di Federico Marconi. Quindi bene che va lì in prestito. Io non gli metterei neanche un diritto, cioè gli metterei un diritto difficile, perché lì secondo me farà bene, quindi un diritto sopra i 15-18, in modo tale che dovesse andare via Pioli, e quest'anno rischia di andare via Pioli, rischia di andare via Pioli. Se dovesse andare via Pioli, comunque Adli ti torna, magari con un altro allenatore, avendo fatto un anno in Serie A con la Salernitana, si può esprimere. Poi va lì dove c'è l'allenatore che lo conosce, che lo fa giocare, che lo fa esprimere. Lo seguiremo con affetto e probabilmente proveremo a prenderlo anche a Fantacalcio, sia lui che il Giargianino. Tanto so che i miei amici del Fanta mi seguono sul canale e io offrirò. Poi sapete, l'asta del Fantacalcio è un mistero inviolato, nel senso che poi, in base a come vanno le trattative, decidi chi prendere e chi no. Se tu decidi prima, sei rovinato. Devi decidere in sede d'asta, ti prepari delle strategie. Chiudo, e poi andiamo a parlare oggi pomeriggio, che sono andato un po' lungo. Chiudo con la Juventus, che ha vinto 3-1 con Real Madrid. Io ve l'ho già detto quando abbiamo giocato Milan-Juve. Andatevi a rivedere il mio video analisi post Milan-Juve. Quest'anno sarà una Juventus diversa. Io Allegri ormai ho capito com'è. Dovendo fare solo il campionato una volta a settimana, la Juve giocherà un'altra intensità quest'anno. Giocherà molto più intensa, molto più aggressiva, molto più forte. Giocherà la Juve quest'anno rispetto agli anni scorsi, perché giocheranno una volta a settimana. Allegri lo sa, vuole sfruttare questo vantaggio di giocare una volta a settimana. E quindi li farà giocare a un'intensità molto più alta e un'aggressione molto più alta. Già con noi, che noi abbiamo pareggiato, la Juve ha fatto una grande partita. E ve l'avevo detto che noi abbiamo risposto bene alla Juve. Non avevamo fatto male né con Real né con la Juve abbiamo fatto male. Abbiamo fatto male con Barcellona. Ok? Quest'anno la Juve, se non è la favorita, a parte la Gazzetta, che è veramente diventata il nuovo tutto sport, è una schifezza, è diventata la Gazzetta. Cioè ogni giorno deve scrivere per forza qualcosa di positivo sull'Inter, se no non aprono il giornale. Poi non c'entrava niente l'Inter. Inter favorita per i bookmaker. Ma che cazzo te l'ha detta a te? Ma è favorita di che sono senza portiere e hanno 1 miliardo di debiti? Vabbè, lasciamo perdere la Gazzetta. Poi cosa c'entrava oggi quella notizia in prima pagina? Cioè, giusto perché la devono mettere sempre. Cioè, veramente è diventata una schifezza la Gazzetta. Secondo me la Juve è una delle favorite per lo scudetto. Occhio, occhio, perché giocano solo quello. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci sentiamo nel pomeriggio. Va bene? Ciao belli, eh? Ciao ciao.